La mia seconda colazione della giornata, sono all'incirca una decina di arance e se non sbaglio dovrebbero essere, allora viene fuori un litro di spremuta e se non sbaglio sono all'incirca 500 calorie. Ok, con 10 arance è venuto giusto giusto un litro e quindi vedete? Sì, si vede? E lo versiamo nel bicchierone. Mamma che buono, guardate che colori, perché ci sono pure le arance, quelle un po' con le venature rosse, quelle che io adoro. Quindi ci viene sì un bel tazzone. Il pranzo di oggi, allora ho messo due mele grandi, una gialla e una rossa, quattro banane e saranno stati in 5-6 datteri e molto molto succo di limone. Lo mischio tutto quanto e me lo metto tutto in questo contenitore e me lo porto al lavoro. Ecco fatto. Qua. Allora, seconda corsa della giornata. Prima. Per lei è la prima. Lei è Jessica. Ciao. Saluta gli spettatori di Crudonna. Ciao Crudonna. No, ciao Crudonna, mica ti saluta a me. Ti saluta gli spettatori. Ma anche loro fanno parte di Crudonna, quindi si sentono Crudonna. Ci sono anche i Cruduomini comunque. Ce ne sono tanti, diciamo, di Cruduomini. Comunque, io sto quasi crepando perché la seconda corsa della giornata. Infatti non ce la faccio mantenere il ritmo. Lei si vede. La super allenata. Si sta super allenata. E niente. Ci vediamo più tardi. Ciao. Mi sono messa a lavorare al Ma chi è? Oh signore, è arrivato Matteo. Aspetta. Aiuto. Banane. Ma che cosa? Made in Monte San Biagio. Banane a Monte San Biagio. Rocco Malzano le coltiva. Non è vero, mi stai prendendo in giro. Egli le coltiva e Madonna, qui abbiamo la prova. Le banane a Monte San Biagio, provincia di Latina. Prossimamente intervisteremo il coltivatore diretto. Porca miseria. Direttamente allora, dalla nave. No, allora dobbiamo assolutamente farci insegnare il metodo perché dobbiamo, cioè così risparmiamo ancora di più. Porca miseria, ma poi queste biologiche, cioè già è difficile anche trovare biologiche, anche a chilometro zero. Oh signore, no! A breve l'intervista col coltivatore diretto. Le metteremo vicino a delle mele molto mature perché si possano maturare anch'esse. Madonna, non ci credo. Sì, cari, questa sera abbiamo questa fantastica zuppa. Come si chiama? Ho dimenticato. Questa qui si chiama ribollita con il cavolo, fatta con il cavolo nero. La ribollita toscana, già avevo dimenticato. Se vi piace vi faccio vedere la ricetta, che è semplicissima, bisogna solo aspettare un po' di tempo che si cuoce. E qui invece abbiamo un po' di polentina avanzata da ieri sera che abbiamo mangiato col sughetto di funghi. Tutto è senza olio, senza grassi. Adesso mi sa che però Matteo ci metterà un po' di... Un boccetto d'olio forse però Matteo. Io non lo so, mi sa tanto di no perché sto continuando sul mio percorso del crudismo, di una dieta comunque senza grassi, nemmeno quelli, diciamo nemmeno... Vogliamo snocciolare al volo gli ingredienti? Snoccioliamoli al volo, snoccioliamo. Va bene, cipolla, sedano, aglio, cavolo nero, patate, un poco di cavolfiori e tanti fagioli. La metà è stata passata e quindi poi è rimasta a ribollire con il cavolo nero, l'altra metà la aggiungiamo poi. Potete metterla anche sul pane. Si possono fare delle bruschettine con un po' di pomodoro fresco, origano. La mangeremo così con la polenta perché non avevamo altro. Esatto. E va bene, se vi interessa vi facciamo vedere prossimamente la ricetta e buon appetito a tutti. Addio.
Ti ringrazio per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, clicca mi piace, iscriviti al mio canale e condividilo sui social network. Se ti interessano altri consigli e informazioni su come diventare vegan crudista e rimanere in salute, ti invito a scaricare il mio ebook gratuito Addio cellulite dal sito www.georgiapetrillo.it e anche a dare un'occhiata al mio nuovo libro Come superare le dipendenze dal cibo dannoso con l'alimentazione vegan crudista, che puoi trovare all'indirizzo www.georgiapetrillo.it/dipendenze.